Sì, precisamente la commessa, la responsabile, si è accorto dell'individuo che è entrato per primo e ha capito che c'era qualcosa che non andava. Lei mi chiama immediatamente e mi dice praticamente mi fa capire che c'è qualcosa che non va. Io guardo attraverso i video delle telecamere che ero collegato e mi accorgo praticamente di cosa stava succedendo. Gli ho detto, stai tranquilla che sto arrivando, parto da qua, dall'azienda che sono 300 metri, faccia conto di distanza, e vado verso il punto vendita. Quando arrivo praticamente, non arrivo davanti al parcheggio del negozio, ma vado sulla pompa di benzina del mio amico Graziano, metto giù lì la macchina e mi accorgo che stanno sfondando, che stanno cercando di sfondare porte e vetri per entrare. A quel punto io mi sono accorto soltanto in quel preciso istante che non avevo niente per contrastarli, però la forza della disperazione, pensare che sta ragazza era da sola e che la prima rapina che aveva subito l'avevano portata via anche in ostaggio e liberata dopo, quando aveva la via di fuga libera, cioè io non ci ho pensato 2 minuti a cominciare a infierire contro di questi. Cioè, per cercare di fare qualcosa, però di tutto punto, quando hanno visto che mi stavo avvicinando, uno di questi delinquenti, che non mi ero accorto, ha alzato il fucile che aveva vicino alla gamba destra e ha sparato 2 colpi in sequenza. Uno mi ha schivato la testa e uno mi ha schivato la gamba sinistra. A quel punto Graziano, che era lì, che ha visto tutta quanta la scena, che si era accorto anche lui, mi chiama e mi dice: torna indietro che ti ammazzano, torna indietro che ti ammazzano. Questo continuava a venire verso di me, senza preoccuparsi di cosa stava facendo, e l'unico punto di riparo che ho trovato io è stato dietro la figura di Graziano. Cioè, si è Graziano riparato aveva il dietro Graziano fucile Stacchio, lei. che... Sì, esattamente, era l'unico punto dove potevo chinarmi per svincolarmi da sti proiettili che mi stava sparando addosso. A quel momento Graziano, quando ha visto che questa persona continuava a venire verso di noi, ha sparato prima un colpo per aria e dopo ha sparato un colpo sulla macchina che hanno usato per fare questa rapina. Quando il bandito ha sentito il colpo sulla macchina, è arretrato e da quel punto la sparatoria si è fermata. Loro hanno continuato praticamente a sfondare le porte, anche le seconde porte interne che Entrare in presumo che gioielleria. volessero, anzi dai video si vede che volevano sì, o entrare in gioielleria o fare uscire quell'altro suo complice, l'altro bandito che era dentro, che teneva minacciata la ragazza praticamente. Scusi, Roberto, secondo lei Graziano Stacchio che è seduto al suo Mi fianco le ha dica. salvato la vita? Guardi, mia madre mi ha messo al mondo e mi ha dato la vita. Graziano Stacchi ha fatto in modo che questa mia vita continui.